Ciao, io sono Virginia, vi do il bentornato, benvenuto sul mio canale ed in questo nuovo video. Inizio questo video in mezzo alla settimana, infatti io voglio chiamare questo vlog un midweek vlog perché siamo a mercoledì 28, se non ricordo male il giorno, oggi dovrebbe essere 28, fatemi controllare, sì esatto. Ho deciso di vloggare questo video perché oggi verrà inaugurata da me e Matteo la stagione dei concerti estate 2023. Perché domenica scorsa abbiamo preso e trovato dei biglietti per il concerto dei Coldplay, dopo tipo un anno di ricerche, un anno di tentativi, di acquisti, vabbè, andati ovviamente andati male, sostanzialmente, appunto domenica Ticket One ha ben deciso di rendere disponibili alcuni settori aggiuntivi e quindi noi abbiamo acquistato il biglietto. Il concerto sarà stasera. E però appunto oggi devo andare in ufficio a lavoro e di conseguenza il vlog della giornata di oggi verrebbe veramente troppo corto, quindi estendiamo questo vlog a tutta la parte finale di questa settimana, visto che insomma mancano ancora un paio di giorni. Detto questo, sono quasi le 8, quindi devo uscire di casa per andare al lavoro e niente, vi porterò con me in questa giornata e nei prossimi giorni, sperando insomma di poter condividere un po' di, insomma, di questo concerto. È la prima volta che vedrò i Coldplay in concerto perché non li ho mai visti, Matteo invece li ha già visti, però insomma è un evento secondo me a cui almeno una volta nella vita insomma bisogna andare. E quindi ci tenevo tanto, ecco, a farmi questo concerto. Poi tra l'altro è un po' un periodo proprio clou dei concerti perché settimana prossima abbiamo quello di Marco Mengoni e dopo 2 settimane abbiamo quello di Harry Styles a Reggio Emilia e non vedo l'ora di andare. E niente, poi tra l'altro non so se fate parte di questo mondo dei concerti, il 13 luglio invece apriranno le vendite per il concerto di Taylor Swift, che sarà invece l'anno prossimo, quindi a luglio 2024. Quindi siamo un po' in trepidazione per aspettare insomma l'apertura di queste vendite, perché Taylor Swift non viene in Italia tipo dal 2012-2013, non ricordo di preciso, quindi sono tipo 10 anni, 10-11 anni che non viene in Italia. Adesso devo veramente uscire, altrimenti faccio troppo tardi. Noi ci aggiorniamo nel corso della giornata. Siamo allo stadio, stiamo facendo il tornante per arrivare nel nostro settore. Questa è la vista. Thank you.
oggi è venerdì, quindi rispetto all'ultima clip sono passati, cioè è passato un giorno perché giovedì, insomma, ieri non ho vloggato perché in realtà non c'era niente di interessante da vloggare, purtroppo era un po' una giornata morta ed ero morta anche io perché siamo tornati tardi dal concerto dei Coldplay, che invece è stato mercoledì e quindi non riuscivo, cioè a malapena riuscivo insomma a stare sveglia per poter lavorare e a fare le cose basilari. Infatti ho saltato un sacco di impegni che avevo insomma e li ho rimandati, comunque non importa. Sono quasi le 8:30 e sono qua in sala che appunto sto per prendermi un caffè che è qua dietro, non so se si vede sul tavolo. Ma prima insomma di iniziare a lavorare volevo parlarvi un po' del concerto che abbiamo visto mercoledì sera. È stato uno dei concerti più belli a cui sia mai stata, anche se vabbè poi lo dico, in realtà ogni nuovo artista che vado a vedere in concerto, però è sempre bello partecipare a questi eventi. Insomma, io sono un amante dei concerti, sono amante della musica e da sempre sono una, tra virgolette, fangirl, nel senso che mi appassiono sempre, insomma, a questo mondo, ecco. Sono sempre stata appassionata a questo mondo della musica, a questo mondo dei concerti, quindi sono felice che alla fine abbiamo trovato i biglietti per andare a vedere i Coldplay. E ho fatto qualche clip, insomma, ve la metto qua, ho fatto qualche video nel concerto che includerò anche in questo video, così riuscirò un po' in piccolo a rendere partecipe di questo evento che, diciamo, non è stato possibile, non è stato accessibile a tutti a causa, insomma, della vendita dei biglietti, che è da un delirio, però vabbè, non importa. Comunque, adesso mi mancano pochi minuti e volevo fare con voi un unboxing perché mi è arrivata la nuova to-do list. Quella vecchia ancora la devo finire, ma mancano pochissime pagine, quindi mi sono già portata avanti e ho preso il nuovo taccuino. Siccome eravamo ieri dopo tipo 10 giorni di tentativi di consegna finiti male, perché purtroppo GLS diciamo che non è uno dei corrieri migliori secondo me, ma non importa. Vi faccio vedere come l'ho scelta, perché quest'anno le fantasie, insomma, erano un po' diverse, secondo me erano anche più, sono anche più belle rispetto alla, insomma, alla versione precedente. Adesso vi mostro. La scatola è un po' martoriata, ma perché, come vi dicevo, è stato un po' un delirio farla consegnare. Comunque il pack è completamente plasticky e poi profuma tantissimo perché è veramente profumatissimo. E questa è la to-do list. Adesso ve la faccio vedere un pochino meglio. Eccola qua, guardate che carina. Io ho scelto la versione orange con appunto insomma, la copertina con i vari dettagli bianchi e fucsia. Purtroppo il fucsia la macchinetta non riesce a metterlo benissimo a fuoco, però è proprio bello. Invece dentro è rosa. Ho già scritto il nome ieri e è stupendo. Sapete, io sono sia fan dell'organizzazione digitale, ma per insomma le cose da fare tutti i giorni, da pianificare insomma anche durante il corso della giornata, quindi tutte le varie attività che possono essere lavorative oppure di studio, preferisco avere anche un appoggio cartaceo. E trovo che questa idea della to-do list fatta a taccuino sia geniale, sia perché è possibile sfruttare magari la stessa to-do list, cioè per più di una volta, se diciamo uno fa magari delle attività cicliche che si ripetono e che prevedono appunto gli stessi passaggi, ma anche insomma per avere tutto in un unico quaderno a portata di mano, secondo me è molto molto utile, quindi sono proprio contenta. Probabilmente a voi sembrerà passato un secondo, ma in realtà è passata tutta la giornata e quindi eccoci qua. Ho staccato dal lavoro giusto da 5 minuti, sono le 4:35 e sono un attimo sul divano perché insomma volevo un po' iniziare il pomeriggio di questo weekend insieme a voi e parlarvi di un periodo e parlarvi un po' in generale di questo periodo che è un po' strano. È un po' strano perché non lo so, è un periodo un po' di down. Mi succede spesso che dopo un periodo di up e insomma in cui mi sento bene e mi succede appunto poi di attraversare invece un periodo di down. E non so se è normale oppure no, penso di sì in realtà, però è anche strano questo periodo di down perché non lo so, è come se non riuscissi ad avere il controllo del tempo, il controllo delle giornate e mi sento un po', oppressa da questa cosa. Mi va di parlarne perché,
Credo che sia anche normale condividere questi momenti in cui non si è appunto al 100% delle proprie, insomma, energie. E proprio per far vedere anche quest'altra parte della medaglia, perché spesso sui social appunto si tende a condividere solo la parte positiva, la parte della produttività, dell'organizzazione, però in realtà ci sono anche queste giornate in cui non si riesce appunto ad essere. Non si riesce appunto a dare il 100% e a essere al 100%. E vabbè, comunque tra un paio d'ore ho anche la psicologa, quindi sicuramente affronterò questo discorso anche con lei. Quindi insomma, vedremo cosa mi dirà. Il giorno in cui ho la psicologa tendenzialmente non faccio grandi cose perché è come se in qualche modo, in modo inconsapevole, mi volessi preparare alla seduta con la psicologa. Quindi faccio prima una sorta di brainstorming rispetto appunto all'ultima seduta che ho fatto per raccogliere tutti i pensieri, tutto quello che mi è passato per la testa dall'ultima seduta, insomma. E infatti mi scrivo sempre delle note. Poi dopo andrò anche in palestra, vabbè. Comunque, adesso ho 2 orette libere, mi sa che mi metto un po' a pulire casa, così insomma sfrutto queste 2 ore in modo utile, perché almeno evito di poi dover fare queste pulizie durante il weekend, così questo sabato e questa domenica mi riposo un po' di più. Quindi niente, adesso faremo un po' di pulizia, questo vlog è un po' strano, devo essere sincera, perché comunque questo periodo di down si riflette anche proprio sulle idee che di solito ho, insomma, nella produzione di contenuti per il canale, e infatti in queste ultime settimane non ho avuto grandi idee, perché i video che voi avete visto sono i video preregistrati. Dall'ultimo video che ho pubblicato sul canale, dagli ultimi video che ho pubblicato sul canale, c'è stato un po' un down anche proprio nel riuscire a trovare delle idee per i contenuti da portare sul canale. Anche in questo caso mi succede sempre dopo invece un periodo molto energico, molto produttivo in questo senso, quindi dove ho tantissime idee e anche tanti risultati. Easy miss, smoking rollies in the back of an Acura. Acting like we sober with the pigs on the back of us. Swerving through suburbia, you're bleeding out, yes. Only urban to you, call cheese, I'm the culture, you fucking boss. Your girl's eyes rolling bees, swear she ain't rode me on the road near the forest, but she forged for these nuts just for none. Now I'm busted in your mama's house. Smack the taste out your mouth. Take the biscuits and dip them, then dip them in the tea that I'm spilling. Room spinning from the X in my system, pure sweating for a bop with my jaw swinging vicious. My girl crying on the phone, always swear she a victim, cause her friend got evicted. Purple hickeys on my skin, always bruised like a peach. Just saw a click of the keys when I tweet. Black men don't cheat. When it rains, it pours, such a pity. Where you from in Dublin City? Don't be alone if you roam. The longest way round is the shortest way home. It rains, it pours, such a pity. Where you from in Dublin City? I'm drowning in these sheets, purple lens round my neck. Buon sabato, sono in macchina perché sono appena arrivata a casa dalla palestra e poi anche dalla spesa. Come avete visto, e niente, sono in macchina, aspetto che scenda Matteo per aiutarmi con la spesa perché da sola altrimenti non ce la faccio. E inizia questo weekend e in realtà penso che sarà un weekend abbastanza tranquillo, non abbiamo per adesso organizzato niente, se non vi anticipo niente, visto che non so neanche io bene come sarà strutturata questa giornata. Visto che sono quasi le 13:30, direi che mi muovo perché sto anche morendo di fame. Stamattina ho fatto colazione prestissimo, poi sono andata in palestra, poi a fare la spesa, quindi potete capire il mio livello di fame e quanto sia alto. Allora, per questo video vi ho risparmiato lo svuoto della spesa perché non ho preso niente di nuovo rispetto, insomma, alle altre volte. Quindi ho saltato lo svuoto della spesa, ma vi faccio vedere un piccolo acquisto che mi è arrivato ieri sera perché l'avevo fatto arrivare da Matteo in studio e quindi poi me l'ha portato ieri sera, non ve l'avevo ancora mostrato. È un costume, un bikini che ho preso è di un brand che ho trovato su Instagram, si chiama VL Collection, e perché volevo appunto un costume fatto
in una certa maniera l'ho provato, mi piace molto come mi sta, quindi lo tengo e adesso vi faccio vedere. Allora, questo è il bikini, è di questo color marroncino molto molto bello, che secondo me mi sta bene, ma non ho ancora capito qual è la mia sagittaria armocromatica, sinceramente. E questo invece è lo slip, come appunto vi avevo detto, è taglio dietro brasiliana e praticamente è, ha questa specie di scollo a V ed è proprio come lo volevo, insomma. Quindi mi piace molto. E poi questi costumi sono fatti in modo da non avere appunto cuciture, come insomma gli altri. E il tessuto, a parte che il tessuto è nylon riciclato, quindi tutto il brand, compreso anche questo costume, sono un brand ecosostenibile, quindi questa cosa mi ha fatto molto molto piacere, insomma. E poi è un tessuto che, cioè, non lo so, proprio modella il corpo e non lo va a segnare, quindi insomma sono contenta di averlo comprato e soprattutto che mi stia bene, perché avevo un po' il timore di dover fare il reso, ma no. In cucina perché, sia perché credo che sì, infatti, sia finita la lavastoviglie, quindi adesso la apro e la faccio appunto asciugare, e poi perché volevo cucinare delle verdure e fare un po' di meal prep. Perdonatemi questi capelli che sembrano una pazza, però come sapete ormai fa troppo caldo per piastrarli e farli lisci, li lascio asciugare al naturale, quindi sono un po' così, un po' leonessa, vabbè. E niente, non fa... Allora, oggi non capisco, fa un po' caldo, un po' no. Ieri praticamente sembrava autunno, c'erano tipo 20 gradi, infatti quando sono uscita, insomma, sono uscita con la felpa addirittura, era da tipo 4 mesi che non usavo la felpa. From far away she looks so good, grew up in the same neighborhood, and that's how the rough salt in the wound. Spend a few hours on the reservoir. Never broke a bone, so I'm gonna try hard to prove you wrong. That I'm not who I used to be. I'm not living, it's so insane. Let's go! Sto facendo questo spuntino, volevo qualcosa di fresco, mi sono tagliata un pezzo di cocomero, volevo qualcosa di fresco che insomma mi rigenerasse un attimo perché oggi fa particolarmente caldo, ed ero qui al computer perché stavo organizzando un po' il lavoro da fare, in particolare quello della prossima settimana, visto che domani inizia una nuova settimana e mi dovevo un attimo pianificare le varie cose che devo fare. Ma anche perché adesso inizierò e continuerò anche per tutta la giornata ad editare questo vlog. E stavo anche scaricando nuova musica per i video. E non so se può interessare a qualcuno, per i video su YouTube io utilizzo, diciamo, la piattaforma che si chiama Tematic, dove appunto vengono caricate e raccolte dai vari artisti che le producono, varie canzoni che non hanno copyright e possono essere quindi utilizzate insomma sui video di YouTube. Basta poi soltanto aggiungere il link della canzone come una sorta di credito all'artista, insomma, e anche alla piattaforma, perché il link è correlato a questa piattaforma qua. E mi trovo bene, ogni tanto ci sono dei periodi un po' morti dove non ci sono nuove uscite. Invece prima stavo guardando un video dove era linkata appunto una canzone della piattaforma e ho visto che ci sono delle nuove uscite molto molto carine, che sono un po' nel mio mood di canzoni che metto di solito appunto nei miei video. E niente, per il momento questo è quanto. Tra l'altro oggi siamo praticamente tutto il giorno a casa, sarà proprio una domenica casalinga e quello che ci serve, visto che siamo un po' stanchi sia io che Matteo, quindi ci piace, ecco, rilassarci a casa, comunque continuare a fare le nostre attività, però rimanendo a casa e comodi, ecco. Hey.
Per chiudere in bellezza questo vlog, voglio fare insieme a voi i paciocchi che è da una vita che non faccio e mi sento proprio un po' il contornocchi affaticato, quindi direi che è ottimo farli adesso, se magari non perdo pezzi. Quindi vado ad applicare i miei soliti paciocchi di Pixie, che tra l'altro, oltre ad essere da tanto che non li faccio, tipo un paio di mesi, sono quasi finiti, quindi mi devo ricordare di riprenderli. Anche se non so, magari vorrei provare forse qualcosa di un altro brand per vedere se c'è qualche differenza oppure se bene o male il risultato è lo stesso. Quindi se voi utilizzate dei patchocchi diversi da quelli che utilizzo io, fatemi sapere, ovviamente consigliatemi se secondo voi sono migliori e se ne vale la pena. Eccolo qua. E intanto il primo l'abbiamo messo, poi vado con il secondo, questo si è rotto. La cosa un po' fastidiosa di questi qua di Pixie è che alcuni quando si vanno a prendere si rompono perché sono molto molto sottili. Però il problema è che a volte sono proprio un sacco attaccati tra di loro, quindi non si riesce tanto benissimo a prenderli. Vado anche con il secondo. E tada! Bellissimo. Un fiore. Io direi che con questa faccia posso concludere qua questo midweek vlog e spero vi abbia fatto piacere, insomma, che vi portassi con me al concerto di Coldplay e non vedo l'ora di girare il prossimo video, il prossimo vlog del prossimo concerto, che sarà invece quello di Marco Mengoni, che per me sarà appunto sabato prossimo, quello che deve arrivare. E mi piacciono sempre i concerti d'estate, li preferisco da una parte rispetto a quelli di inverno perché sono allo stadio, lo stadio è molto bello, vederlo riempito di persone, vedere tutti gli effetti, insomma, di luci, soprattutto per il concerto dei Coldplay grazie ai braccialetti, insomma, telecomandati da remoto. E, però ovviamente c'è di contro che fa caldo, anche se in realtà per il concerto dei Coldplay noi siamo stati molto fortunati perché non era per niente una giornata calda e anzi si stava bene perché c'era un venticello che era proprio frescolino, quindi insomma è stato un bel concerto e ce lo siamo goduti anche per quello perché non abbiamo patito il caldo. Speriamo sia così anche per il concerto di Marco, anche se ho i miei dubbi perché ho paura che faccia un bel po' caldo, visto che in questi giorni le temperature si sono un po' alzate. Però vabbè, e soprattutto poi l'ultimo concerto che sarà quello di Harry Styles, ma per quello c'è tempo perché ancora manca un po'. Vi ringrazio se siete arrivati fino a questo punto del video, commentate con l'emoji del coniglio visto che ho le orecchiette e vi invito a lasciare un pollice in su se il video vi è piaciuto e mi raccomando, se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi. Io come sempre vi mando un bacio grande e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!